even get to cause. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi questa piccola mappa. Il nome ve lo leggete sul titolo, perché non ho voglia di sostanzialmente di annodarmi la lingua. Devo dire che è una mappettina molto piccola, e secondo me, sebbene sia una V5, c'è scritto, io diciamo la modificherei personalmente, dopo vi dico cosa farei. Comunque non ci sono né mucche né pecore, ma solo galline per ora. Meno mucche sicuro no, le pecore ho visto della lana, però non avrei trovato diciamo il loro campo, e eventualmente dopo provo a comprarle e vedo se crasha il gioco, perché ormai avevo già sistemato i trattori, non avevo voglia di mettermi là a rifare eccetera. Comunque, mappa, come potete vedere poi dalle immagini quando iniziate diciamo la carriera, strutturata e pensata solamente per mezzi agricoli antichi ed epoca, quindi molto piccoli, e quindi appunto si è adattata un po' alla mappa, anche se diciamo ha delle cose mancanti, tipo a mio parere si potrebbe aggiungere magari un piccolissimo biogas, che ci sono come nella Land of Italy, che c'è, aggiungere uno store, se ben piccolo, ma almeno fare un parcheggetto in cemento invece di farmi comparire i mezzi nel campo, come vedete qua sostanzialmente compaiono qui quando li comprate. Fare una casa, diciamo una zona di casa magari un po' più grandicella, aggiungere almeno le pecore, fare un recinto piccolino, aggiungere almeno le pecore, ecco due o tre accorgimenti che forse vi permetterebbero anche di fare un po' più soldi. Comunque sostanzialmente qua siamo a casa, faccio un test map veloce, tanto non c'è molto da dire, solo per dirvi se per caso qualcuno servisse una mappa per che magari ha dei mezzi vecchi da usare e cose varie, sta cercando una mappa piccolina, giusto così insomma, anche per perché no, anche da giocare in molti, magari in due o in tre con mezzi piccoli. Comunque i campetti, se usate una trebbia piccola, i campi ci sono, si fanno sentire. Sostanzialmente lì era la zona di casa, abbiamo qualche campo comprato e qualche no. Sono stati un po' maledetti, purtroppo non c'è l'immagine. Vedete, ci sono due punti di scarico in centro, un altro e basta, c'è un numero 1 così e basta, non ci sono i campi purtroppo. Come appunto potete vedere da qui è nero, quindi niente si fa, tanto vale toglierlo. Qua siamo in mezzo a Breccane sostanzialmente, no, era per farvi vedere che però hanno fatto qualche accorgimento, ovvero come potete vedere così un po' queste pozzanghere di acqua, anche si vede anche molto bene che è acqua, no? Devo dire che non sono niente male. E poi che appunto, come vedete, vi portano ai campi. Anche qui, magari spostare di un paio di metri il confine, qua così, e farci un campetto per le pecore, ci sarebbe benissimo. Qua ci hanno fatto un paio, vedete, si vede subito un paio di buche. Vedete, questo sostanzialmente è, hanno fatto immagine del fango, no? Quindi vede il trattore che va male, va sotto il fango eccetera, quindi sarà V5, però diciamo l'hanno anche abbastanza curata. Vedete, fare l'acqua, vedete col campo un po' affondato, ci hanno lavorato bene sotto questo punto di vista. Per il quanto utilità, guadagno monetario e che buse, guadagno monetario diciamo, in quanto magari aggiungere le pecore, che fare vendita della lana, vendere, aggiungere un punto di vendita per magari aumentare le cose, invece di fare solo due scarichi così, vendita di tutto, patate, barbabietole, non so neanche se ci sono, è un po' povera da quel punto di vista, però per il resto devo dire che non è niente male.
Qui appunto c'è il trattore, vedete ci sono i bancali di lana ma sono finti. Poi abbiamo le patate e barbabietole come vendita in questo punto qui. Non c'è deposito, ecco, aggiungere magari dei silos di casa, magari in una zona molto stretta, ma aggiungerli. E qui abbiamo in teoria un errorino, dovrebbe mancare la rampa in teoria, o forse no, perché vedo che è comunque in basso, ma si riesce a scaricare ugualmente. Comunque solitamente si va su e si scarica appunto al di sotto, qui no. Adesso insomma vedremo un attimo. Anche qui vedete, sembra manchino delle texture. Sicuramente qualcosa c'era, vedete che c'è la sagoma, no? Sì, ecco, un po' da aggiustare sotto questo punto di vista, però se uno la vuole per sé, personalmente, senza troppi problemi, uno si prende, se gli dà quelle due o tre aggiustatine, un'oretta, due di lavoretto con Giants Editor, e ve la riportate come buona mappa da giocare, ecco, tanto... non ci sono problemi, sono mappe che non sono super conosciute, che se appena le ritoccate si accorgono e viene fuori un casino. Se voi la ritoccate un po', ve la tenete per voi e magari per il vostro amico, nessuno viene a rompervi le scatole, spero. Bene, qui niente, era per farvi vedere un po' i confini, che ci hanno messo proprio due montagne di numero, in effetti. Scusate un attimo. Come potete vedere, qui ci sono proprio uno e una due, proprio sugli angoli, da questa parte neanche. Ci sono proprio quattro campi, questo punto e questo, per il resto sono campi e basta. Per questo vi ho detto che era, a mio parere, un po' povera, neanche uno store né niente. Purtroppo pensavo avesse almeno qualcosina, però ormai l'avevo scaricato e tutto. Sono qua, è quasi mezzanotte circa, i tempi stringono sempre di più e devo cercare appunto di fare qualche test map, qualche test mode per pararmi un po' i fondelli mentre sono via, ecco. Comunque ho visto, se andate nell'acqua non ha rotto le scatole con non correre, che non hai un sommergibile. Per il resto va bene, anche qui dovrebbe essere, no, qua no. C'è solo la strada. No, pensavo, ho visto scuro, pensavo fossero i buchi, invece sono le piantine così. Comunque anche, ecco, anche qui tutto questo spazio qui, fare un quadrato con le pecore ci starebbe in 2 secondi. Si importano le cose, ragazzi, veramente ci mettete un attimo per sistemarla. Bene, io vi lascio il link di download, non pesa tanto, e basta spostare quello che scaricate direttamente nelle mod senza dover comunque estrarre niente. Bene, mi raccomando, fai bravi, a refondo se me ne è fora, e lasciate un bel like, commentate, e se non siete iscritti iscrivetevi per rimanere aggiornati su quello che combino. Bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao.